Grazie Presidente. A parte il paradosso del partito del Ministro dell'Interno che anziché dirci che la sicurezza è garantita come giusto che sia e come sempre stato dalle forze dell'ordine ma che i cittadini devono armarsi, io vorrei richiamare, visto che si parla di sicurezza, la sicurezza qui non c'entra davvero nulla, le parole di Steven Tranquilli che è il direttore di Federpreziosi Confcommercio che su questa legge dice siamo contrari in linea di massima ad armarci, vogliamo evitare il Far West. E sempre Tranquilli, ripeto, direttore di Federpreziosi Confcommercio, dice con una pistola puntata contro può capitare che si reagisca in preda all'emotività. Questo lo riporta la stampa che dice che tabaccai, benzinai, gioiellieri sono tutti contrari e dice sempre, riporto dalla stampa, che si sentono molto più sicuri in quanto protetti da porte blindate e telecamere che sono deterrenti per il malvivente che magari può aver paura di vedersi bloccata la via di fuga. Allora parliamoci chiaramente, qui la sicurezza non c'entra, c'entra una mossa propagandistica che parla alla pancia del paese e che dice al paese che ci può essere una cultura delle armi utilizzate come mezzo di difesa personale e che lo Stato ha abdica a garantire la sicurezza dei cittadini. È quello che succede negli Stati Uniti d'America, dove sappiamo che la lobby delle armi ha un pesantissimo peso politico, che evidentemente viene supportato dalla destra e dall'estrema destra, come sta succedendo qui, ma vediamo grazie al cielo che negli Stati Uniti soprattutto le giovani generazioni si stanno ribellando a una cultura delle armi come strumento di quotidianità. Ieri abbiamo sentito in quest'aula addirittura un collega dire che le pistole sono neutre, dipende da come le si usa. Signor Presidente, le voglio dire chiaramente, le pistole non sono neutre, le pistole sono strumenti di morte. Chiunque venga ucciso o ferito da una pistola, anche per ragioni di difesa, è sempre una tragedia. Anche chi ha ucciso e ha ucciso per legittima difesa, appunto in modo proporzionato all'attacco, è sicuramente una persona che sarà per tutta la vita sconvolta da quell'episodio. Allora, se in quest'Aula qualcuno si permette di dire che le pistole sono strumenti neutrali, che le armi non sono, come dovremmo dire tutti, strumenti di morte il cui utilizzo dovremmo aiutare a ridurre e invece promuoviamo una cultura dell'uso delle armi addirittura tra privati cittadini, è vero che c'è qualcuno che si difende e c'è qualcuno che attacca, ma un Parlamento di un paese civile dovrebbe proporre e pensare a strumenti appunto come le bussole, come gli allarmi collegati alla polizia privata. Noi vediamo che le rapine in banca si sono molto ridotte da quelle che erano un tempo, perché oggi gli istituti di credito hanno degli strumenti per difendersi che sono più avanzati di un tempo. E invece cosa fa la destra? Come al solito semplifica le questioni complesse e dice ma che cosa ci vorrà? Diamo una pistola a tutti e voi pensate che cosa succede? Sparate, ma è così che ci si difende. Ma che paese è questo? Ma cosa state dicendo? Noi dobbiamo difendere la civiltà giuridica di questo paese e io sono stupefatto, caro signor Presidente, lo dico direttamente a lei, questa volta non per il suo tramite, dall'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che su questa posizione non dice nulla, non prende una posizione, ma non eravate quelli del disarmo, non eravate quelli della pace, non eravate quelli dei comitati che partivano dal basso e oggi vi siete ridotti a diventare come Charlton Heston, come un qualsiasi attorazzo di Hollywood che prende sparacchia in giro. Ma no, mi chiedo, i vostri elettori, che colleghi, cosa stanno, colleghi, i vostri elettori a cosa devono subire, signor Presidente? Colleghi, vedere, colleghi, il partito di maggioranza relativa supino, completamente disteso sulle posizioni dell'estrema destra. Noi stiamo vedendo in questi giorni su quel tabellone una maggioranza di destra estrema. Tutto questo Parlamento, se non ci fossero i partiti di sinistra qui a presidiare inutile. Non pensiate, colleghi, di dividere nessuno. Colleghi della Lega, la forza delle idee delle colleghi persone di Forza Italia,
con le contestazioni. Concluda. Qui stiamo difendendo, signor Presidente, principi di elementare civiltà giuridica, e cioè che sarà sempre un giudice a dover valutare l'uso delle armi, perché in ogni paese civile che meriti questo nome l'uso delle armi è sempre una tragedia. Deputata Ravetto, prego.